Ciao ragazzi, in questo video voglio spiegarvi come impostare la temperatura sulla vostra caldaia per risparmiare soldi in bolletta. Allora, praticamente questa qui è la nostra caldaia, ve lo disegno qua sul foglio perché non ho una caldaia davanti per spiegarvela sul posto, però comunque tutte le caldaie a gas sono quasi uguali come impostazioni. Praticamente qui dovreste avere un display. Se non avete il display, fa lo stesso perché comunque sulle manopoline dovete trovare due manopoline, una di acqua calda e una di riscaldamento. Se non avete le manopoline, avete comunque due pulsanti, ok? Con un meno e con un più, e qua sempre due pulsanti, ok? Con meno e più. E la temperatura giusta per l'acqua calda, se avete la manopolina, ok? Se avete i gradi qui disegnati, ancora meglio. Se invece non avete i gradi, praticamente queste manopoline sono messe così, qua è off. Ok? Se la mettiamo tutta a sinistra è off. Se lo metto a 45 gradi, ok, qui dovremmo in teoria avere 45 gradi di acqua calda. Mettiamo caso che a sinistra abbiamo la manopolina di acqua calda AC e qui abbiamo la manopolina di riscaldamento RIS. Ok? Se la mettiamo a 45 gradi dovremo avere 45 gradi di temperatura di acqua calda. Se la mettiamo in mezzo, in teoria dovremmo essere sui 50-55 gradi. Se invece la mettiamo al massimo, che dovrebbe essere qui, abbiamo intorno ai 60 65 gradi di temperatura di acqua calda. Perché dobbiamo impostare la temperatura dell'acqua calda al minimo possibile? Perché se noi impostiamo la temperatura a 50 gradi, 50, 55 gradi o 60, 65 gradi, quando la caldaia parte, ok, mettiamo caso che qua c'è il bruciatore, una caldaia normalissima, ok, bruciatore e uno scambiatore, la caldaia parte la fiamma, ok, mi scalda questo scambiatore di calore e mi fa uscire l'acqua calda quando noi apriamo il rubinetto, che fa uscire l'acqua calda da qui e me lo porta sul rubinetto, ok? Sul miscelatore. Se noi impostiamo l'acqua calda sulla caldaia a 50 gradi, questa la caldaia mi farà sempre 50 gradi sul rubinetto e dobbiamo spostare il miscelatore più o meno a metà, ok? Per poter avere, che ne so, intorno ai 35-38 gradi sopporta il corpo umano di temperatura. Quindi io devo mettere il miscelatore a metà per far entrare anche dell'acqua fredda, ok? Per far entrare dell'acqua fredda, perché l'acqua calda qui l'abbiamo a 50 gradi. Però non è che se io metto il miscelatore a metà, la caldaia comunque va a fiamma alta, il fiammone qua, ok? E comunque mi consuma gas, anche se io metto il miscelatore a metà perché faccio entrare acqua fredda. Ma questa acqua calda rimane comunque, la caldaia sa che deve scaldarmi l'acqua calda a 50 gradi e mi consuma gas per poter scaldare l'acqua calda a 50 gradi. Se io invece sposto la manopolina e lo metto su 45 gradi, o su 43 gradi, se avete i pulsanti più o meno qua sul display vedete proprio la temperatura, mettiamo 43 gradi, ok? Arriva l'acqua calda non più a 50, ma mi arriva a 43 gradi e io il miscelatore non lo metto più a metà, ma lo metto spostato tutto sull'acqua calda e non faccio più entrare l'acqua fredda per raffreddare, diciamo, l'acqua calda che mi arriva dalla caldaia. E l'acqua esce già, invece di uscire a 50 gradi, mi esce sui 40 gradi. Io sposto un po' la manopolina, ok, del miscelatore e la faccio arrivare sui 38 gradi, ok? E la caldaia, quando lei sa che deve fare 43 gradi e non più 50, abbassa la fiamma, consuma meno gas e così risparmio gas in bolletta. Questa è l'acqua calda, invece il riscaldamento è sempre uguale, comunque tutto a sinistra, ok? Tu la manopolina la imposto tutta a sinistra e praticamente il riscaldamento è spento. Qui avremo sempre 45 gradi, ok? Sto parlando
dell'acqua calda che è all'interno dei termini, non della temperatura dell'ambiente, quanto deve scaldare l'acqua, la caldaia nei termini. Qui abbiamo sui 50 gradi e qua abbiamo sui 65 gradi. Se avete i pulsanti con il display, ok, qui sul display, quando spostate la monopolina o schiacciate il più qua dei pulsanti, qui dovreste vedere i gradi che si abbassano e si alzano. Mettiamo caso che impostiamo la temperatura della caldaia sui 65 gradi. Ok? Se noi impostiamo questa temperatura sui 65 gradi, la caldaia parte e mi fa un fiammone grandissimo perché lei sa che deve scaldare l'acqua a 65 gradi. In tempo di non so, un'oretta, ok? Un'ora, mi scalda tutti quanti i termini, disegniamo dei termini qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 8 termini e torniamo indietro in caldaia perché la caldaia scalda l'acqua, la spinge sui termini, ritorna e fa questo circuito chiuso. Se invece noi impostiamo la temperatura sui 50-55 gradi, cosa succede? Succede che qui sul display, se avete i pulsantini sempre, vedrete i gradi e si impostano 55 gradi. Vedete come la caldaia non attacca più al massimo la fiamma al massimo, ok? Ma l'attacca al medio minimo. Ok? Quando arriva in temperatura, poi la fa partire sui termosifoni. Non ci metterà più un'ora come a 65 gradi, ok? Ma ci metterà, non so, mettiamo un'ora e mezza, un'ora e 30 minuti. Ci metterà 2 ore a scaldare tutto l'ambiente, però risparmiamo sul gas perché le caldaie tradizionali, non sto parlando di quelle condensazioni, ma anche quelle comunque con basse temperature fanno più condensa e risparmiamo in bolletta se impostiamo la temperatura più bassa. Allora, risparmiamo sul gas perché praticamente noi tecnici, quando facciamo i fumi, ok, quando analizziamo i fumi con il nostro strumento, vediamo, ma questo lo potete vedere anche voi sul libretto della vostra caldaia, se avete fatto la manutenzione, il tecnico vi lascia uno scontrino, ok? Su quel scontrino là dovreste vedere temperatura fumi. E vedete come la temperatura fumi la trovate sui 120-160 gradi. Se è a 160 vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, bisogna togliere questo scambiatore, pulirlo e rimetterlo. Però è un intervento che deve fare il vostro tecnico. Allora, ritorniamo al discorso di prima. Se la caldaia parte con fiamma alta, questo scambiatore non riesce a, diciamo, a trattenere tutto il caldo e la fiamma e la maggior parte del calore lo perde nei fumi, ok? Per quello noi abbiamo una temperatura da 120 a 160 gradi. Se invece impostiamo la temperatura sui 50-55 gradi, ok? La fiamma parte sul minimo, ok? E qui il scambiatore, questo, riesce a recuperare più calore e vedremo come la temperatura dei fumi arriva sui 90-100 gradi. Abbiamo già recuperato 20 gradi in più. Anche se la caldaia sta più tempo accesa, ok? Perché ci mette di più a scaldare l'ambiente con 50-55 gradi, ma comunque risparmiamo gas perché non lo disperdiamo nei fumi. Spero di essere stato chiaro. Se non lo sono stato, fatemelo sapere nei commenti, mettetemi domande, vi rispondo, non c'è nessun problema. E grazie per l'attenzione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!